Reggaeton. Dato che la musica è un pochettino odiata da qualsiasi tipo di musicista, oggi ho deciso di prenderla in mano e cercare 10 cose buone. Cioè, cerca di tirare fuori 10 cose buone da questo genere. Una cosa buona, che sicuramente è meglio del reggaeton, è quella di iscriversi a questo canale. Se ancora non siete iscritti a questo canale, mi raccomando, iscrivetevi. Cliccate anche sulla campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio. Comunque, tornando a noi, oggi voglio parlarvi quindi di 10 cose e partiamo subito. Queste 10 cose saranno in ordine di difficoltà, o comunque un po' in ordine di difficoltà, un po' come mi vengono. E sono 10 modi di usare il ritmo reggaeton. Sappiamo bene il ritmo reggaeton com'è, quindi non ve lo devo neanche far sentire, non ve lo voglio neanche fare sentire. Ma voglio partire subito col primo e il secondo punto che riguardano la tecnica. Il numero 1 riguarda il ritmo del reggaeton, ma fatto in un modo un po' diverso. Un modo di migliorare la mano destra usando sempre questo ritmo è quello di suonare 3 sedicesimi sul charleston con l'ultimo dei 3 sedicesimi di charleston aperto, quindi facendo il charleston in questo modo. Il ritmo finale, che quindi ci servirà soprattutto per la tecnica della mano destra, sarà questo. Se però per voi è ancora troppo facile e avete la tecnica già perfetta con la mano destra, non c'è nessun problema. Anziché farlo con le mani incrociate come siete abituati a suonare, suonate in open-ended e adesso i 3 sedicesimi di charleston con l'ultimo sedicesimo di charleston aperto lo farete con la mano sinistra. Numero 3, cominciamo con i fili e con i fraseggi. Teniamo gli accenti del reggaeton, cioè la prima cassa e i due rullanti. In tutto sono 3 accenti. Pa, 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 pa. Cioè questo in pratica. Questi sono gli accenti principali, quindi adesso andremo a costruirci un sacco di fil che ci serviranno tantissimo con questi accenti. Sempre, ovviamente, gradualmente, indipendentemente, umilmente, cos'è che devo dire? Aumentando l'asticella delle difficoltà. Per prima cosa, la cosa che facciamo di solito quando incominciamo a suonare un fraseggio con degli accenti particolari è quella di tenere tutti i tappeti di sedicesimi sul rullante e poi incominciare a suonare gli accenti solamente sul rullante. Successivamente però questi accenti cominciamo a spostarli sul set, tenendo sempre però le ghost tutte sul rullante, quindi ghost tutto sul rullante, accenti sparsi in giro per il set, o sui tom oppure sui piatti. Ricordatevi che quando andate sui piatti non è d'obbligo, però non è male se mettete anche la cassa insieme all'accento. Numero 4, flam. I flam sono veramente molto importanti e molto particolari quando andiamo a fraseggiare sulla batteria o quando andiamo a suonare un qualsiasi fill, e rendono questo filo, questo fraseggio, un po' più interessante. Se fatto nel modo giusto, cioè con lo sticking che vi scrivo nel PDF scaricabile qui sotto, eccetera, eccetera, andrete a suonare tutto a mani invertite, cioè prima farete gli accenti incominciando con la destra o comunque con la mano forte, poi rifarete lo stesso esercizio ma cominciando con la vostra mano debole. Questo è l'esercizio e scaricate il PDF. Mi raccomando. Da adesso non suoniamo più tutto a singoli, tutto destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ma incominciamo a suonare un po' di sticking diversi. Per adesso una cosa che io faccio molto spesso, che vi ho già fatto vedere in un video che vi lascio qui sopra in una scheda, è quella di far comandare la mano destra. Cosa significa? La mano destra suonerà tutti gli accenti, mentre la mano sinistra andrà a suonare le ghost o sul rullante,
oppure sul Charleston. Numero 6. Adesso andiamo a fare un po' di linea dalla Portnoy che ci piacciono tanto. Ve lo scriverò bene nel PDF, ma comunque tramite questi accenti che abbiamo del reggaeton verranno fuori due linear 6 e un linear 4. Perché in una battuta completa di fill ho 16 sedicesimi, suonando 6 più 6 più 4 fa 16 in tutto. E il 6 sarà destra sinistra cassa cassa, poi da ripetere perché c'è un altro 6, e invece il 4 sarà destra sinistra cassa cassa. Ve lo faccio vedere prima lento per capire bene come funziona sul rullante, poi ve lo faccio vedere con il groove e un pochettino più veloce. Ho sbagliato in 32esimi, raga, ho sbagliato, vabbè. Nel 7 andiamo veramente a fare i sedicesimi, ma sempre metà battuta oppure una battuta completa, possiamo decidere come fare. Ora il modo di suonare sarà cassa, mano, mano, cassa, mano, mano, cassa, mano. E fin qui diciamo sì, vabbè, non è che sia sta gran cosa, ma se questo lo sposto sul 7 e lo faccio diventare un fill, possiamo fare cose tipo questa. Adesso invece questione soli di batteria. Nel numero 8 si tratta di tenere un ostinato e andare a improvvisare sopra. Questo ci fa molto per quanto riguarda la coordinazione. L'ostinato che andiamo a tenere saranno gli accenti del reggaeton ma con la cassa. E metteremo anche un Charleston sul 2 e sul 4. Questa è un'idea molto 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 musicale che si fa già, non è che ho inventato nulla, tranquilli. Ma è una figata e vi può aiutare molto quando dovete fraseggiare e fare un solo di batteria. Quindi l'ostinato da tenere sarà questo qui. E adesso andiamo a improvvisarci sopra. Incominciate con qualcosa di molto semplice, ragazzi, ma poi pian pianino cercate di aumentare sempre di più le difficoltà. Numero 9 è sempre più difficile. Praticamente adesso andiamo a fare un esercizio per la stabilità praticamente sul set. In pratica dobbiamo andare a tenere lo stesso ostinato che tenevamo prima con la cassa, ma con tutti e due i piedi. Quindi Charleston e gran cassa fanno la stessa cosa. E poi andremo a improvvisare anche questa volta, ma sto giro su questo ostinato qua. Quindi attenzione, perché adesso stiamo alzando tutte e due le gambe insieme e quindi rischiamo di perdere un po' il controllo, la stabilità e l'equilibrio mentre suoniamo. Quindi cercate di essere sempre belli saldi sullo sgabello mentre suonate.